della carriera che oggi ricorda così quello che accadde. Era il mio secondo Sanremo e mi aspettavo tanto dal mio secondo Sanremo. Purtroppo è successo questa tragedia che per me mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora. Perché mi sembrava impossibile, il pomeriggio abbiamo fatto la prova generale e Luigi era lì, c'era anche il maestro Pattacini, c'era il mio direttore d'orchestra Sauro Sili e Pattacini, siccome è del mio paese, delle mie parti, mi ha detto: ah, che carina quella canzone, è semplice però insomma anche le parole sono essenziali, vedrai che arriverai molto bene. E c'era lì Luigi, ha fatto un gran sorriso, poi siamo andati al ristorante e Luigi era dietro di me che stava mangiando con tutte le equipe dei suoi discografici. Cioè, non mi era sembrato ostile oppure che la canzone a lui non fosse piaciuta, anzi mi sembrava, non dico entusiasta però era normale, come io l'ho visto poche volte Luigi e l'ho trovato normalissimo, non turbato. Poi alla notte in albergo ho sentito dei strani rumori che mi hanno fatto svegliare, non ero nello stesso albergo di Luigi. E erano i giornalisti che commentavano queste cose, sono venuti sui discografici, allora io ho detto che volevo partire, che non volevo più cantare. E poi è venuto il signor Ravera e mi ha detto no, perché lo spettacolo deve continuare, quindi ora sono andata a cantare. Però non ho mai pensato che lui abbia scritto questo bigliettino, perché Luigi era una persona molto intelligente, molto sensibile, cioè non avrebbe mai scritto un bigliettino, cioè non sono andata in finale perché hanno votato come prima canzone Io e tu le rose, ho pensato tante cose. C'era Jane Pitney che era della sua stessa casa discografica, veniva dagli Stati Uniti, fa spostare una vedette così per non andare neanche in finale, forse ci sono state anche... Ho pensato tante cose, però non ho mai pensato che lui abbia scritto questo bigliettino. E sono troppo sicura di questa cosa. Io Luigi me lo sogno ogni tanto ed è sempre molto sereno, mi fa sempre dei bei sorrisi. Non mi parla mai, però non lo sento mai parlare, perché lui è rimasto impresso nella mia mente. Cioè questi signori, non lo so, che hanno scritto, che hanno continuato con questo bigliettino, forse credevano di fare un piacere a lui, non hanno fatto piacere a nessuno e hanno un po' distrutto anche me. Questo ricordo doloroso di Orietta Berti, che forse ha tenuto dentro di sé per tanti anni.